Gli orari del concorso scuola sono iniziati da qualche settimana. Vediamo insieme le conclusioni che possiamo trarre ad oggi. L'evidenza più importante da considerare è che ogni commissione sta gestendo le interrogazioni a proprio modo. Avete segnalato domanda disciplinare estratta a mo' di interrogazione, quindi un numero di una legge precisa, una particolare definizione, un particolare autore. In altri casi invece mi avete segnalato di domande molto più ampie, per esempio parlami delle indicazioni nazionali o delle idee che hai dell'introduzione della tecnologia a scuola, dell'intelligenza artificiale a scuola. Stessa cosa riguarda la lingua inglese, dove il candidato prevede una parte di inglese nella lezione simulata, viene chiesta magari una metodologia esposta in lingua. Molto gettonate sono le domande personali, una propria presentazione, racconto della propria carriera, del perché si è scelto di fare l'insegnante. A volte mi è stato segnalato che vengono chiesti dei pareri in inglese, pareri a sfondo pedagogico, per esempio che cosa pensi abbia inciso sull'aumento dei casi di DSA negli ultimi anni. Alcune commissioni comunicano il voto a fine del turno di interrogazioni, altre invece stanno rimandando i candidati alla piattaforma concorsi e procedure selettive. Altra cosa importante, non viene pubblicata la griglia di valutazione con cui i commissari assegnano il punteggio, ma ognuno di noi la potrà richiedere facendo un accesso agli atti. Ah, ricordatevi che sul mio profilo, nelle storie in evidenza, trovate tutte le tracce e le domande disciplinari che mi state segnalando in questi giorni.